In base ai dati provenienti dal Ministero della Salute, i dati non sono certo confortanti. In Regione Calabria c'è un eccesso di obesità sia nei bambini, un bambino su tre sovrappeso, obeso, sia nelle donne, soprattutto quelle in post-menopausa. A ciò si associa anche un maggior rischio di diabete e di ipertensione. Basterebbe questa sola affermazione firmata dal professor Perticone, docente dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, per capire l'importanza e l'urgenza delle più adeguate contromisure. Eppure, specie in Calabria, si fa ancora troppo poco. Nella sede del Comitato regionale della Lega Calcio Dilettanti di Catanzaro si è tenuta la quarta tappa regionale del progetto che, grazie al patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Agricoltura, del MIUR, di CONI e FIGC, rappresenta l'Italia ad Expo 2015 sul tema dello sport e dell'alimentazione. L'iniziativa si chiama Nutrizione e Salute ed è portata avanti in collaborazione con la Federazione dei Medici Sportivi e di tante importanti aziende rappresentate in Calabria da Fabio Porta, amministratore di Acquaviva. Nella tappa del capoluogo di Regione Abruzzo, l'intervento scientifico è stato affidato al dottor Gino Mancuso della FMSI, che ha illustrato il modello alimentare dei giovani calciatori. Nell'altro contributo, oltre a illustrare lo scenario regionale fra sport e salute, Perticone non ha lesinato apprezzamenti per i possibili effetti dell'iniziativa itinerante. La manifestazione di oggi rappresenta uno strumento estremamente importante, perché proprio i ragazzi che si dedicano allo sport, così come i ragazzi in età scolare, potrebbero rappresentare l'elemento importante all'interno delle proprie famiglie, dei nuclei familiari, per promuovere una maggiore attività motoria, una maggiore attività fisica, che sappiamo essere un elemento importante per una prevenzione primaria reale ed efficace. Diretti e motivati saluti delle istituzioni, dal neopresidente del CONI con Di Podero al delegato del governatore ingegnere Soda, dall'assessore allo sport di Catanzaro Talarico al presidente degli arbitri Archinà. Profonda la testimonianza dell'ex calciatore Inter Felice Natalino e particolarmente applaudito il vicepresidente vicario della Lega Dilettanti Cosentino, ospite nazionale di prestigio e nello stesso tempo padrone di casa. Questo è un momento di qualità e di formazione. Noi abbiamo pensato già da 2 anni fa, quando Tavecchio ha ritenuto di portare avanti questa indicazione, di far sì che il calcio dilettantistico non fosse solo calcio. Ha mirato molto alla tranquillità dei campi, alla serenità dei calciatori, alla possibilità di avere in un contesto in cui peraltro la nutrizione è diventata una cosa importante, perché lo stile di vita, l'etica e la condizione di un calciatore sono quelle che poi danno la possibilità al calciatore di emergere e ovviamente di emergere anche nella vita. Invitate per il tradizionale appuntamento del varo dei calendari, le società dilettantistiche calabresi di eccellenza, promozione e prima categoria hanno ricevuto ognuna il kit con il manuale della corretta alimentazione del giovane calciatore, la guida pratica dell'alimentazione in famiglia che sfata tanti luoghi comuni errati e la famosa piramide alimentare con quantità e qualità dei principali alimenti. Nell'occasione sono stati tributati premi e riconoscimenti per la stagione passata a tecnici, società, arbitri e calciatori. Non è stato purtroppo facilissimo mettere insieme i nostri campionati per via del momento economico che comunque ci condiziona un pochino e per via di quelli che sono i ricorsi legati purtroppo all'evento del calcio scommesse. Però per fortuna ci ha toccato marginalmente, abbiamo potuto e avuto l'opportunità di partire per tempo come programmato e con i format dei nostri campionati al completo. Questo credo che sia di buon auspicio per l'attività agonistica che presenta piazze importanti che garantiscono, immagino e spero, spettacolo sui nostri campi, anche sui campi dilettantistici, e questo possa in qualche modo dare vitalità alle nostre attività, presenze di pubblico, che poi alla fine dei conti è quello che ci piace di più, avere famiglie, avere gente che segue le nostre realtà, non solo quelle che vediamo in televisione, ma anche e soprattutto quelle legate ai propri territori, ai propri quartieri e quindi probabilmente più vicine alle nostre realtà.
Al di là dei dati, delle indicazioni contenute nel format nazionale Nutrizione e Salute, questo meeting vi ha dato l'opportunità anche di suggellare due notizie, il torneo delle regioni e il nuovo centro di ricerche. Sì, sono altri due appuntamenti importanti, il centro studi e ricerche che si affianca al centro tecnico di formazione, quindi un evento agonistico e uno più legato alla convegnistica e quindi agli aspetti più tecnici, e poi soprattutto questa grande soddisfazione, questo grande impegno che è l'organizzazione del torneo delle regioni che vedrà in Calabria presenti circa 2000 atleti, tutte le categorie di calcio a 11, allievi, giovanissimi, la juniores, il calcio femminile, e questo ovviamente necessita dell'impegno di tutte le strutture federali, ma anche di tutte le nostre realtà associative, perché chiaramente l'impegno è gravoso, c'è necessità di individuare realtà, strutture alberghiere, quindi sport, turismo e collaborazione con le nostre associazioni.